Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano. Tu mi credi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la Questa è una storia inventata. Come potrebbero sembrare inventate le storie di altri uomini, molti, pochi, non lo sapremo mai. Destinati a scomparire nell'oblio, uomini che non entreranno nei libri di storia, ma che la storia l'hanno fatta, con le loro esistenze in bianco e nero, le loro parole dette sottovoce, le loro vite ai margini. Uomini che quasi senza volerlo ci hanno consegnato il nostro presente perché oggi possiamo ritrovare qualcosa di nostro. È per questo che è una storia vera. Mare. Dai, torna indietro! Sento, no, non mi butto, lo sai che non so nuotare. Il mare mi aveva sempre fatto paura. No, ti prego, non mi bagnare, lo sai che non posso. I tuffi c'erano consentiti soltanto in estate, una volta alla settimana, ma non dagli scogli, non in quella stagione. Dio mio, quando scompariva così sotto le onde io mi sentivo mancare, ma poi riemergeva sempre più bello di prima. Che cos'hai lì? Non lo vedo. Ha una conchiglia presa dal fondo, pescata per me. Vedi, è bucata dietro, t'assomiglia. Poi era scoppiato nella sua fragorosa risata. Tanto poteva dirmi quello che voleva. Parole che feriscono meno delle occhiate, più degli occhi che scavano in profondità. Basta guardare la lingua. Qua il movimento che fa tra i denti e i suoni diventano gesti che scompaiono come polle nell'aria e non fanno più. Presto, passa, ti sta arrivando qualcuno. Rumore di stivali in corsa. Dagli stivali sonori ci si salva sempre. Il vero pericolo sono quelli felpati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trattenere il respiro. Lui sott'acqua, io tra le foglie. Tutta la vita così, a trattenere il respiro. E nemmeno quella volta ci hanno beccati. Presto, prendi la scorciatoia, io devo rientrare. Sì, ma quando ti rivedo? Ma io ti aspetto. In attesa. Le attese sono tutte diverse. Certi minuti durano anni, altri sono già diventati domani. E così alcuni di noi erano stati presi senza nemmeno avere il tempo di accorgersene. Cenno, sorriso, sorriso,
Ce l'hai una nazionale, aspettami all'angolo, prima attraversa il vicolo a sinistra, nel buio la galleria di un cinema, i luoghi dei nostri incontri, il piacere di una sera o sfuggire alla noia. Ma ora la posta in gioco era diversa. Il baro poteva nascondersi ovunque e a uscire dal gioco eri tu. La testimonianza delle forze dell'ordine era di per sé una prova. La loro parola contro la tua, l'onore della loro divisa contro di te, la loro forza contro. No, per me è stato diverso. Io li ho aspettati a casa, vicino alla stufa, sotto al ritratto del duce. È solo questione di tempo, questo sembra dire il ticchettio della sveglia. Davanti a me c'è uno specchio, che poi è un pezzo di vetro rotto attaccato a una placca di metallo. Io osservo, raramente lo faccio. No, ma io sembro quel divo, come si chiama quel divo dei film americani? Carr. No, è Clara. Forse è Clara. A lungo osservo quell'altro me che avrei lasciato a casa chiudendo la porta. La porta, tre colpi secchi, abita qui! Il commissario ci vuole parlare! Ho sempre pensato che ad aprire sia stato quell'altro me. Presto, in questura! Angelo P. li segue. Dialogo con una macchina da scrivere. Mi chiamo Angelo P. 36, quasi 37, ma ancora 36, sì. Celibe? La macchina da scrivere incalza senza tregua, il rumore dei tasti sembra coprire anche il brusio delle loro voci come le raffiche di una mitragliatrice. Io non so scrivere, cioè non è che non so proprio scrivere, è che l'ho dimenticato. Le parole mi sembrano tanti ricami che fanno perdere il filo del discorso. Io preferisco i numeri, quelli dove li metti stanno, non come le parole che corrono via veloci. Mi piace il 4, ha una bella forma. A disegnare io sono sempre stato bravo, nessuno me l'ha mai detto, a me i miei disegni piacevano molto. A scrivere invece, quante bacchettate che ho preso, perché volevo imparare con la mano sinistra e non usavo la destra. Quando io ho cominciato a menarmelo non capivo più con quale mano il parroco, in tutta risposta, ha guardato un ceffone. Sì, qui nella bottega, sì, quella giù in fondo al corso, sì. Sì, in famiglia, sì. Perché non ti tuffi? Di cosa hai paura? Quelli come te galleggiano! Per questo avevo smesso di andare a scuola, cioè anche per questo. Mi sono fermato alla quarta elementare, le parole fanno paura e le risposte sembrano uscire per conto loro dalle labbra e gli occhi non guarderanno la mano mentre firmerà il verbale. Anche una firma può fare paura, soprattutto la propria. Ma la testa è già altrove. Se io dovessi cominciare a disegnare adesso, partirei dalla cicatrice dell'appuntato che mi sta seduto di fronte, un piccolo taglio sulla guancia qua a sinistra. Ma c'è poca luce qua, una lampada verde puntata contro come quelle del biliardo. Palla in buca, silenzio. Anche la macchina da scrivere si ferma. Pederasta. Paese in festa. Tutto il paese lo sa.
casa? Oh, non è mai stato un bambino. A casa del professore, ti dico, sempre da lui. Oh, le disgrazie non vengono mai sole. La mano di mio padre stringe forte la schiena di mia madre, così forte che non si può scambiare per passione, ma il desiderio di non farsi sentire nemmeno dalle pareti della stanza, mentre il paese è in festa e dalle finestre giunge l'eco della musica. Non ero mai stato in città. Tanti colori messi assieme, una sala da ballo, roba da ricchi. Io me ne stavo seduto timidamente nella fila di sedie impagliate sul fondo quando un avventore mi si avvicina galante e mi offre un giro in pista. Oh, ma chi ce li aveva se no? 20 centesimi. Avevo continuato a ballare tutta la notte anche nel letto con le piattole che mi ero beccato, e la mano di mio padre stringe sempre quel corpo di vecchia che sa bene non potrà dargli un altro figlio. Ma dovevi proprio insegnargli a cucire? Sì, ma almeno porta soldi a casa. Sì, ma che faremo adesso? Ne parlerò con Don Vittorio. Quella sera non si uniranno al resto del paese. Mio padre si metterà vicino alla finestra a pulire la pipa con le pretelle tirate a contenere la rabbia che gli esplode in corpo come fossero le redini che stringono il morso di un cavallo. Lui che i cavalli li aveva ferrati tutta una vita, e prima la guerra e poi il lavoro che era sempre meno, e adesso no, non è certo il momento di andare dalla Giovanna, non quella sera. Anche se le porte del suo forno erano sempre aperte, questo lo si sapeva in paese. E suo marito l'aveva aspettato a lungo, ma dalla trincea non era più tornato. E così presto aveva ricevuto la solidarietà di altri uomini del villaggio. E mia madre invece, sempre più china, a tagliare i pomodori a cubetti, piccoli, piccoli, uguali, uguali. Ma che cosa ci troverà in quel gesto? Forse è il suo modo di tenere tutto sotto controllo. Ogni cosa al suo posto, ogni tassello in ordine. Nascosto sotto la rete del materasso, io li ascolto in silenzio e riempio i vuoti di una conversazione ascoltata a fatica, protetto dalla linea che separa la luce dall'ombra. 3 flash di luce. Foto frontale. Profilo destro. Profilo sinistro. Numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 6. 7 passi per 6. Questo è lo spazio che avrei potuto considerare mio. 7 per 6 con le scarpe, quasi 8 per 6 e 3 quarti senza scarpe. Sono sempre stato a mio agio negli spazi piccoli. 5 gli anni di condanna al confino. 4 lire la mazzetta giornaliera. Il mio numero preferito. 2 gli appelli quotidiani mattino e sera. 33 i compagni di camerata, 21 le ore d'inizio del coprifuoco, una vecchia valigia di cartone legata con lo spago, gli angoli rinforzati e l'etichetta di un altro. Io non avevo mai viaggiato, me l'avranno prestata, quando me l'hanno data io non ho fatto domande. Un paio di scarponi cuciti da me sarebbero stati la mia salvezza, una sciarpa dai buchi molto larghi, una giacca marrone, mia padre l'ha pure pulita un po', nella tasca destra una cravatta col nodo già fatto, se dove andrai ti dovesse servire. Il paltò, quello no, dicevano che non ne avrei avuto bisogno. Un paio di pantaloni scuri, una vecchia maglia di cotone, 2 vecchi rasoi, 3 pezzi di sapone, 4 scatole di fiammiferi, 3 candele, un cartoccio con dentro aghi, scampoli di pelle, 7 fogli di un vecchio notes, 4 mozziconi di gessetto, quelli a carboncino,
una scatola di latta vuota. Che servisse, io non l'ho mai capito. Un timbro rosso sulla mia pratica. 758 il numero del mio fascicolo. E poi è proprio vero, i numeri dove li metti stanno. Manifesto. E in arrivo l'uomo nuovo nella famiglia, nella società, nello stato, l'uomo forte, sano, bello, l'uomo dagli lineamenti squadrati come il taglio di una squadra, l'uomo con lo sguardo fisso in avanti, l'uomo che sfrecciano i motori in cielo, in mare, in terra, l'uomo che riporterà alla gloria le virtù dell'antica stirpe italica, l'uomo maschio attivo, produttivo, l'uomo vigoroso nella lotta, nello sport, nell'esercizio all'aria aperta. Ci eravamo conosciuti nel chiuso del cinema Lux. Era in piedi vicino al bagno, chiuso nel suo impermeabile. Quanti anni hai? 21. Oh, sembravi più piccolo, almeno non mi arrestano. Casa sua era piena di libri. Insegnava latino. Gli piaceva spiegarmi la musica che non ha bisogno delle parole per esprimersi. Prendi il concerto numero 4 di Beethoven, ma lo senti come il piano fa gara con l'orchestra. Gli archi sembrano tanti fucili in marcia pronti a farsi la guerra. Ma con le note, concertare, così dovrebbero imparare a sfidarsi gli uomini. Ma abbi fiducia, angelo mio, il vento sta cambiando. Parlava con il cardigan appoggiato alle spalle. Sotto era ancora nudo, io ascoltavo in silenzio. Poi gli avevo fatto una domanda. Ma com'è leggere un libro? Era il 1923. Il vento sarebbe cambiato da lì a poco. Nella storia gli uomini sentiranno il bisogno dell'ordine prima della cultura. Il poliziotto precederà il professore. Tutto il complesso delle nostre abitudini dovrà essere riformato. Il nostro modo di mangiare, il nostro modo di vestire, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di dormire. Non è terrore appena rigore. Igiene sociale, profilassi nazionale. Siano i maschi più maschi e le femmine più femmine. Dalla loro unione nascerà l'italiano. Dal professore c'ero tornato altre volte sempre meno. Cercava ragazzini più giovani. E così dei nostri incontri era rimasto il ricordo di lunghi pomeriggi di chiacchiere. No, a me la politica non interessava. Guido invece aveva la tessera del partito, perché da dentro le cose si combattono meglio, come in un'orchestra. Ma lo sai che alcuni amici avvocati mi hanno detto che a Roma è in discussione l'abrogazione dell'articolo 528 dal codice Rocco. Ma lo vedi, angelo mio? La libidine contro natura non potrà mai essere condannata. Basta non dare scandalo. Salotto all'italiana. Scienza una risposta a tutte le domande. Atavismo, darwinismo, evoluzionismo. Trrr, tarre genetiche, recidive, recessive, degenerative. Embriologia, endocrinologia. I segreti stanno nascosti nelle cellule, tutto si può etichettare, spiegare, misurare.
Ho sentito dire che sarebbero certi nervi spinali preposti al piacere che per una qualche anomalia vengono veicolati nel retto anziché nei genitali. Accidicchia! Ma via, dai! Qua siamo mica nell'Europa del Nord con gli esperimenti sui testicoli dei castrati e delle scimmie. Castrati, scimmie, ma sì, dai, qui da noi per combattere la l'uranismo. Ma quanti termini per non pronunciare la cosa. Ma sì, dai, qui da noi si può arrivare all'ipnosi o a qualche pasticca di viroglandolo. E allora, se sono pazzi, che vadano in manicomio. E qualcuno ci sarà pure finito, in effetti, perché ci sono i pervertiti per vizio e gli invertiti di natura, quelli che così ci nascono e quelli che lo diventano. E di cosa state parlando? Della Venere mostruosa, cara. Oh, grazioso. È un titolo di un film. I votati a Sodoma vengono presi da un irresistibile bestialismo. Con il loro sguardo aguzzo sempre a caccia di prede, finiranno per corrompere anche gli uomini di buona famiglia. Alcuni di noi sono già stati ricattati, dobbiamo fermarli. E allora processiamoli. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma sì, ma no, dai, possiamo mica riempire i tribunali per quella gente lì, no? Basta la polizia. Una diffida, un buon pestaggio, una notte in gattabuia. Insomma, rimedi all'acqua di rose o all'olio di ricino, giusto per ricordare a cosa servono gli sfinteri. Che poi, se io posso dirla tutta, non ci sarebbe mica bisogno di tutto questo clamore. Se certe cose le facessero in privato, a casa loro, eh? Non siamo mica qui a mettere il vizio in vetrina, a fargli pure da pubblicità, diamine, un po' di buonsenso. E poi, se posso dirla tutta, a me più che un reato parrebbe un peccato, ecco, l'ho detto. E allora che se la sbrighi la Chiesa, ma ma che bisogno c'è di scomodare la legge quando sono sufficienti le parole di un bravo prelato? La discrezione è il loro mestiere, non è compito del legislatore fare la morale, ma dove tu tieni le mani d'oro, l'ultimo. Oh, ma allora, amici, signori, ma lo vedete che in Italia questo problema e non esiste. E forse nemmeno questa conversazione ha avuto luogo, eh? E se poi qualcuno di noi fosse così privo di garbo da destare scandalo, anche il solo sospetto, con una condotta riprovevole, che dico, io non vorremmo mica mandarlo in giro con un triangolo rosa cucito addosso sulla giacca, ma no, per carità, non se ne parla proprio. Il rosa non va neanche di moda quest'anno. In Italia, per mantenere gli equilibri delle geometrie nostrane, un bravo poliziotto, un medico e un buon parroco tengono tutti gli strumenti necessari per prevenire e reprimere. Alla salute! Tesoro, il nuovo regime non approva più i termini stranieri. Confessione. Et ravigens frequentium et quasi de consuetudine. Coitus per annum.
emissio membri in anum. Crimen despendere seminem extravas naturale, ripeteva scotendo la testa Don Cesare, era venuto a farmi visita e capitava ogni tanto. Quante volte, figliolo? Perché pure la reiterazione è un aggravante. Lo sai, vero, che non tutti i peccati della carne sono uguali davanti a nostro Signore? Ci sono quelli che si accordano alla natura e quelli contrari. Agente... O se ne ti è nata, non che l'italiano fosse più chiaro del latino, Ma tu che porti nel nome la benedizione di nostro Signore, devi sapere che una cosa è non rifiutarsi nel godimento, ma ben altra cosa è procacciare il godimento altrui. Oh, questo l'avevo capito. Quando io sentivo Nunzio gemere dal piacere, per me era la cosa più bella del mondo. Conservato debito base, mai disperdere il seme della procreazione in luoghi non opportuni. Mentre lo diceva, gli era venuto da tossire. A me era venuto da ridere, ma non per lui, nemmeno per la tosse. Ma certe volte le risate si sorprendono nei momenti meno opportuni. E così avevo passato 5 notti a dormire sul tavolaccio di legno della cucina in punizione. E mi aveva fatto dono di un rosario perché potessi incontrare il Signore, così aveva detto. E incontrare il Signore. Il Signore non si è presentato. Forse aveva da fare, o forse si vergognava anche lui. Alla fine io ho legato il rosario al collo dell'asino. Avevamo l'obbligo di procacciarci un impiego. Il mio era diventato prendermi cura del vecchio somaro del paese. Per più di 20 anni avevo lavorato come garzone nella bottega di un ciabattino, però qui... scarpe da fare, era difficile trovare al limite qualche riparazione ogni tanto, e allora mi prendevo cura del vecchio ciuco, lo strigliavo, lo portavo in giro, e dopo tutto di pellami io me ne intendevo, anche se questa era ancora pelle viva. Visita medica. Pelle liscia. Pelle rugosa, presenza di fistole, cicatrici. Quante, di che colore. Sulla pelle si cercano i segni del peccato, del reato. Non ha importanza purché ci siano. Mammelle ipertrofiche, fianchi larghi, testicoli piccoli, labbra tumide, se non è il corpo è la... conformazione del cranio, la lunghezza dei denti, oppure un semplice tono della voce, un atteggiamento, il vizio non ha più segreti, la sua mappatura registra ogni particolare, sfintere, mediamente sfiancato, a cartoccio, ad uso al coito preternaturale. Il vecchio somaro a gambe larghe sulla cavallina con lo specum infilato per l'ispezione. A male al suo groppon. Ripenso alla signora Yolanda. Era lei che ci faceva le punture in paese durante l'epidemia di spagnola. La mamma gli prepara i spessimenti nodulari e papillomatosi della mucosa rettale. Un morbido maglion, ragadi di tipo centripeto. Il vecchio somaro, lesioni al plesso anale con ulcerazioni a tipo venereo. A male al suo teston. No, no, la controprova, il membro canino, l'asta virile come la chiamano loro, ma non gli interessa. La mamma gli fa fare un bel fazzoletton, ma si può giudicare un uomo dai genitali, dalla forma di un buco. Il vecchio somaro, che disonore, un somaro per un padre
padre Maniscalco abituato ai cavalli di razza, a male al suo ano, infundi imbuliforme, imbutiforme, a forma d'imbuto, pronto a ricevere dalla società qualunque cosa essa riversi dentro. Il vecchio somaro, a male. Ma che paese è quello che punisce i malati, che nega agli accusati il diritto alla difesa? Il vecchio somaro, a male. Ecco i vestiti. La visita è finita. Carta d'identità. Come quelle figurine a cui puoi attaccare un abito ogni volta diverso. Io sono veloce con le forbici alla mano ferma. Se io fossi un pazzo. Ecco fatto l'abito per il manicomio. Se io fossi un criminale, ecco pronta la tenuta per il carcere. Se io fossi un uomo. Nome: Angelo P. Segni particolari. Culo rotto. Foto. Incubo. Non mi hai voluto salutare. Ci sarà tempo, hai detto. O l'ho sognato. Le stelle stanotte cadranno. Voglio vederle. Dove sono? Ho caldo. Non hai voluto guardarmi andare via. Ora ad andartene sei stata tu. Dove sei adesso? Avrai freddo, sudore che cola con quella zoccola al suo funerale, ma non ti vergogni. Lo dicono tutti ormai, tutto il paese lo sa. Fai schifo. Perché a te non ti fanno nulla? Sanguinare parole su un foglio, come gli scrittori. Ho lanciato il mio nome nel vento, correre fino alla cava, vomitare suoni che nessuno potrà sentire, nemmeno io, inchiostro di sangue nero. L'aria è il mio libro, il cielo è pieno di angeli che cadranno come le stelle. In agosto correre nel quadrato di una stanza. Come faccio a starci? Non ho un angolo nel mio corpo, pelle confine, macchie sulla pelle, macchie nere, bianche, non uniformi, confini non uniformi, come le nuvole tonde, come i pomodori, disegno la mia faccia a terra, come si disegna un buco, correre e cadere, stare in bilico sull'orlo, quanto pesa la luce, chiudere gli occhi, farlo al buio, chi non ha occhi non ha memoria, le nuvole non fanno paura, non fanno più paura. Fanno ombra all'anima, voragine dentro. Non voglio sentire il silenzio, l'eco dei miei passi come un rombo sordo mi viene addosso. Schivare, evitare, bolla d'aria, aggrapparsi nel vuoto come una coperta, correre 10 agosto, sudore che cola, se anche le stelle cadono, perché io dovrei restare in piedi, correre, rompere le barriere di sé, del mondo, della pelle, avanzi di pelle, rifiuti, scarti, rottami, macchie sulla pelle per il sole negato, cercato, macchie che mutano come le forme dell'animo, pelle che respira, che suda, che puzza, macchie dell'ombra, dello stare nascosto, macchie di vergogna, cambiare la pelle, pelle a ciondoloni, delle palle schiacciate, palle raggrinzite, palle dell'uccello, cazzino piccolo, non canino, invisibile, come l'uomo invisibile che sta nell'ombra di un buco. Non devo smettere di correre, trattenere il respiro, no, in gola ti piace, vero? Buoni i pomodori a cubetti, piccoli, regolari, con te curva a dare un ordine alle piccole cose, le uniche a cui ti sei abituata, quelle più piccole di te, occhi bassi, testa bassa, giù in ginocchio, nodo in gola, succhia, giù, chinati, forse troppo simili in un mondo dove non c'è spazio per noi. Dove sono? Dove finisco io? Qual è il confine di un uomo? Ognuno se ne va a suo modo, ma non si è mai pronti, forse lo si è sempre.
si è disattenti. Avrei voluto vederti un'altra volta. Mi vieni a trovare. I tuoi occhi sono diventati verdi, ma li riconosco ancora. Sarai fiera di me. Correre, correre. Trattenere qualche brandello. Non riesco a correre. Non devo smettere. Radici, trattenere il respiro. Scalciare come un asino. Correre, correre, correre. Devo stare in bilico. Inciampare, soffocare. Correre non devo. Correre non devo. Correre non devo. Correre non devo. Sogno venuto tinta una vigaria e ne può fare de sandere e ne può fare de sandere che sta la voce mia. Farete sandere, venne per farete sandere, che sta è la voce mia. Vita al confino. Febbre quasi a 40, sedato per 3 giorni qualche dose di bromuro, ma oggi era in programma il passaggio delle autorità e così ero stato svegliato a forza per questa giornata particolare. Beh, mi tiene in piedi Attilio, la sua bocca rivela subito il vuoto che abbiamo dentro, gli mancavano tutti i denti, eravamo diventati buoni amici. Qualche schiaffo per farmi riprendere, una secchiata d'acqua, l'acqua è razionata alla cisterna sorvegliata a vista, ma un'eccezione si è fatta sopra di... No, in realtà di eccezioni ne erano state fatte tante nel tempo. Dall'obbligo del saluto romano eravamo stati dispensati troppi polsi agitati, sguardi languidi e sospiri al passaggio delle divise. Non siete più degni del saluto romano, aveva tuonato il direttore. Sembrate un circo. E Don Cesare aveva annuito. Con i suoi capelli nerissimi su quel vestito bianchissimo, il direttore dettava le regole di quell'esistenza in bianco e nero in cui era finito lui stesso, prigioniero per primo. Carta di permanenza sempre pronta al controllo. Obbligo di coprifuoco. Obbligo di appelli. Obbligo di lavoro, no ai discorsi politici, no al possesso d'armi, no ai giochi d'azzardo, divieto di assembramento, divieto di frequentare luoghi di pubblico intrattenimento, di... Uno dei pochi momenti di festa è l'arrivo dei nuovi confinati. Il formaggio di capra è già sulla tavola insieme alle olive. Io non mangio da 3 giorni. Il pane costa 2 lire, anche secco andrà bene lo stesso. Se saremo fortunati avremo un po' di pesce azzurro. E l'alcol, che non mancava mai. Poco bastava stordirsi fin dalla mattina, ce lo sanno bene anche... Le guardie, loro pure subivano la condanna a vivere in un mondo fuori dal mondo. Così. Con la complicità di qualche brigadiere ci potremmo pure divertire. Dopotutto sono giovani, dopotutto sono uomini. Donne nei paraggi non ce ne sono. E si sa
la merce proibita, oh, tira, vuoi per il capriccio di uno sfizio, perché la natura ha bisogno dei suoi sfoghi, o perché certe cose non gliele fa neanche una femmina. Alla fine sempre un gran ronzio, il vecchio materasso è là pronto, dietro le botti nell'angolo. Gli uomini hanno paura del vuoto, lo capiranno presto i nuovi arrivati. Annusarsi, marcare il territorio, accoppiarsi, l'enigma di un groviglio di corpi così sottili da scomparire nel buio delle inferriate, colpi ritmati che coprono le voci. Qualcuno piange nel buio, aggrapparsi forte. Le briciole scorrono sulla tavola, il vino nei bicchieri, facciamo un altro brindisi. Il mio bicchiere è già vuoto. Il pesce lo aveva portato Nunzio. Nunzio! Faceva il pescatore, portava il pesce. Per un po' avrebbe sostituito il vecchio che c'era prima. Faceva il pescatore e portava il pesce ogni 10 o 12 giorni e faceva il pescatore e aveva il sorriso di quel tipo del cinema americano. Con i nomi io sono sempre stato un disastro. Faceva il pescatore e la prima volta lo avevo visto mentre stava legando la barca. Io mi ero nascosto nel fienile mezzo diroccato sul fondo. La prossima volta dovremo stare più attenti, però. Io non ho mai capito perché ha scelto me. Mi intrighi, mi aveva detto. Hai gli occhi del mare, mi aveva detto. Ah, sta arrivando il tuo sposino. Così dicevano gli altri quando lo vedevano arrivare. E basta! Ero rimasto l'unico senza soprannome, bastava poco per darsi una nuova identità e dimenticare dove eravamo. E così da quella volta sarei diventato la pescatrice, perché zitti zitti se l'è beccato lui il più bello. Ah, pescatrice come la rana, sempre a gambe larghe. No, guarda che è un pesce, che te credi? Ah, ecco perché va sempre al mare. Correvo ad aspettarlo in cima agli scogli, tra l'odore della menta e il canto delle cicale. Ma perché non ti tuffi? Ma lo sai che non posso. Oh, forse era solo paura. Cos'è, Nicola, il trucco? Riusciva a ridere anche nuotando, tanto poteva dirmi quello che voleva. Fare l'amore quando non si ha più nulla da perdere ha un sapore diverso. Aveva qui, sulla spalla sinistra, un... Un bubbone, quello della peste, ripeteva mia mamma, che mi farai venire se non ti metti sulla buona strada, e lo vedi, è un segno. E forse era davvero un segno, perché lo avevo pure io, uguale uguale, sulla spalla sinistra, aveva le mani tondate dall'acqua come i sassi di questa terra, e i piedi di un bambino grande sembrava che non fossero nemmeno i suoi. Con te sono stato benissimo, mi dice abbracciandomi, e poi tira fuori dalla tasca ta-da! Una foto. Giovane, è bruna, è Agnese, è bella, dico io. E già le volevo bene di odio profondissimo. Da lì a un anno si sarebbero sposati e a me sembrava di far parte della loro famiglia. E così ogni tanto ci scrivevo delle lettere. Non sapevo neanche più come si scriveva ormai. Io con un rametto sulla sabbia disegnavo le lettere dell'alfabeto. La C voleva dire, cara Agnese, spero tanto che noi un giorno potremo. No, però una volta le ho scritto la N, perché non si può mandare in giro
Un uomo con i calzoni ridotti così male. Questo gliel'ho detto, guarda che se ci ripensi, i calzoni te li cucio io, so fare anche le scarpe. Presto, abbassati, sta arrivando qualcuno. Rumore di stivali in corsa. In paese è scoppiata una rissa. A Gaetano hanno negato la grazia. Ascoltaci, o signore. Maiuscola. Illustrissimo signor questore, noi che teniamo solo quest'unico figlio che ci può aiutare a portare soldi a casa. Al maiuscolo capo della polizia. Ora che si avvicina lo santo Natale, la famiglia si vorrebbe riunita attorno al focolare. Al maiuscolo ministero di razza e giustizia. La licenza di voler rivedere un'ultima volta il padre malato che giace in fin di vita. Al maiuscolo sua maestà il re per lavare l'onta d'un destino infame con un nobile atto di clemenza. Al maiuscolo donna Rachele Mussolini. Regina amorosa piena di caritate, voi sola che potete comprendere il destino di una povera madre. Al maiuscolo magnifico duce gran padre della nostra patria. La diga si celebra l'anniversario su Roma con l'ardore fascista e la promessa rinnovata. Maiuscolo il paese, maiuscolo il partito, maiuscolo la patria, a tutta la maiuscola del regime. Noi vi preghiamo, vi imploriamo, vi chiediamo un gesto di misericordia con la nostra sempiterna gratitudine. Accogliete la grazia di noi poveri e vecchi genitori per quel figlio che ha tanto sbagliato, ma ora è pronto a rimediare, per la sorella invalida, e non vogliate negare un gesto di misericordia per l'ulcera perforante. Ave Maria, l'ernia e la TBC, grazia plena, ascoltate la nostra preghiera per quei due braccia che tanto lavoro potrebbero fare nei campi, e a quello scimunito del mio figliuolo. Adesso una fanciulla come si deve ce la trovo io. Ascoltaci signore, per San Giuseppe prega per noi, per San Nicola prega per noi, per tutti i santi che ci proteggono pregate per noi, per la tessera del partito che è sempre meglio averla in tasca in mezzo ai santini. Noi vi preghiamo per l'avvocato che Dio solo sa quanto potrebbe venirci a costare, davvero è troppo per noi. Vi supplichiamo per quel bambino malato di pederastia che non è mai stato normale fin da quando era piccolo, però è pur sempre un buon cristiano. Se non avete frequentato le cattive compagnie che celebrino frastornato uomo sessuale, a voi ci rivolgiamo con deferenza, con riverenza, con tripudenza et humilet tripudazione. Concedete or bene, or quindi, or quando, or dunque, or lì, or là, or su, or giù, or l'allero, il beneplacito della grazia. La mano scandisce le parole sul foglio. Spesso è la stessa che scrive le richieste per tutti. La sola a conoscere segreti di formule, riti, calligrafia. La fila di carte si accumula sulla scrivania del segretario. La finestra è aperta. Una mosca entra e si appoggia sulla pila dei fogli. Dialogo con le nuvole. Una mosca mi si è appoggiata sul naso. Vengo spesso qui a distendermi a terra, col braccio aperto, a osservare il cielo. Sì, mi piace guardarvi. Com'è da lassù? Beate voi che siete libere di andare dove volete. Ah sì, chi? Non ci avevo pensato. Anche qui sulla terra il vento cambia il suo giro, ti ritrovi altrove senza sapere perché.
È come se ti tagliano i piedi e ti dicono di continuare a camminare. Le scarpe sono sempre quelle, ma non ti vanno più bene. Io lo so perché le scarpe le so fare. Non riconosci più la tua strada, ma voi lo vedete dove finisce? Sì, bisogna sempre aggrapparsi a qualcosa. A me restano solo domande. I punti interrogativi sono come chiodi che scavano dritti sotto la pelle e poi curvano per farti ancora più male. No, è ancora qui, con le ali aperte, in mezzo al bianco di voi nuvole. Sembra uno di quegli angeli che non sono caduti ma sono rimasti appesi. No, io conto i passi, le cose, ma il tempo non lo misuro più. Sì, abbiamo anche parlato una volta, ma non mi è sembrato molto sveglio, non ha neanche capito che cosa ci avevo domandato. E voi Dio lo vedete? La mosca vola via. Rumore di timbri che si succedono a cadenza regolare. Poi il segretario sgombra la scrivania. La richiesta di grazia è stata respinta. Arrivano i nostri. La notizia dell'entrata in guerra era rimbalzata dalla radio e ai giornali. Ora molti dei luoghi di confino servivano per i prigionieri veri, quelli politici. Non come noi, nemmeno più degni di tanta attenzione. E poi si sa quando occorre impugnare il ferro delle armi. Tutti diventano uomini per lo Stato. Anche chi abbraccia di burro. Non avevo chiesto io di andarmene e non ho scelto io di tornare. Con il foglio di via ancora piegato in tasca su un vagone di terza classe, vengo rispedito a casa. Di troppo anche in una terra senza radici, sradicato una seconda volta. Come nei dettati a scuola. Doppio errore, due sottolineature. Ma io non sono mai stato bravo a scrivere. Figuriamoci a riscrivere una vita. Ripercorro un viaggio a ritroso verso un passato già cancellato. Io rivedo tutto, la panchina, la fontana, l'albero, la piazza del paese, la chiesa, il campanile. Ma non sono più quelli di una volta. Anche le campane sembrano avere un suono più greve. Era come se dentro di me ci fosse qualcuno che io non riconoscevo più. Uno era rimasto a casa in quel pezzo di vetro attaccato dietro la porta, un altro si era fissato nelle tre fotografie in questura, ora un altro ancora si aggirava come l'ombra di se stesso per le strade del paese. Ci sono carichi troppo pesanti, anche per un somaro, vergogne troppo grandi per essere chiuse in una valigia di cartone con gli angoli rinforzati. No. Non la mia di vergogna. La vostra. Quella scritta sulla faccia della gente. A leggere sono ancora capace. Fermo di spalle davanti al caffè della borsa li vedo passare . Si avvicinano sovra pensiero, poi il loro sguardo incontra il mio nel
riflesso della vetrina e subito affrettano il passo. 8 baveri, 5 paltò, 7 mantelli, 9 biciclette, 5 bastoni. Via, via! Anche i numeri sembrano correre via questa volta. Nessuno parla, ma le loro voci le sento tutte. Un coro a bocca chiusa in una giostra di facce che si girano come se. Chissà chi è stato a parlare oggi, come quella volta. C'è pure Guido e... lui pure passa, ha un'esitazione, poi procede oltre. Anche il cardigan è sempre lo stesso, vero professore? Soltanto due toppe in più a coprire... chissà quale segreto. Com'è che si diceva, professore? Codardia, vero? Dal latino, coda, nascondere la coda, Le radici sono importanti, anche per le parole. E mio padre dietro, che aspetta a distanza. Cravatta. Beh, dai, insomma, oh, dopo tutto questo... insomma, questo... non t'ha fatto male! Mio padre aveva ragione. Io avevo vissuto in un luogo fuori del mondo, fuori del tempo, dove... non è caldo, il sole brucia. Dove non è freddo ma gelo profondo, dove il silenzio ha un suono così forte che ti fa dimenticare persino la tua voce, ma non mi avevano fatto del male. Nessuna cicatrice, nessun numero stampato sul braccio. Come potevo dargli torto? Camminava qualche metro dietro di me. Sì, sì, dai, la strada me la ricordo ancora. Sempre più stretto in quelle bretelle con quella camicia a quadrettoni, sempre più striminzita, mi sembra un animale in gabbia. Non lo vedi, Angelo? Ma smettila, quando è stata l'ultima volta che mi hai chiamato per nome? Oh, questa cosa della cartolina militare, oh, però è una gran fortuna, perché poi quando tornerai dal fronte vedrai che un modulo lo escogiteremo. Non ha mica senso continuare a pagare la tassa sul celibato. Oh, 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 ma te la ricordi la Caterina, eh? Ti è sempre piaciuta, eh? È un po' storpia, poveretta, eh? Però vedrai che in due un equilibrio lo trovate. Poi, dopo tutto, anche te non è che sei proprio... no, sono proprio... ah! Già. Io, Angelo, prendo te, Caterina, come... no. Io, Angelo, prendo te, Caterina, con questo anello, io, Angelo, prendo te, con questo anello, io, Angelo, Gelo, Giovanni, Giulio, Arrigo, Cosimo, prendo te, Caterina, Ines, Lodovica, Martina, Rosalba, come mia legittima sposa. Andrò in Francia. Mia cugina Silvana ti aiuterà, ma perché non chiedi consiglio a mio cugino? Io voglio entrare in convento, padre, tornerò a lavorare in quella bottega. Sarà un maschio, me lo sento, lo chiameremo Benito. L'importante è che non sia una bambina. Puoi viaggiare ovunque. Quando non hai più i confini di te stesso. Ma io non sono un uomo nuovo, sono già vecchio, per molti di voi non sono nemmeno un uomo. E uno il coraggio mica se lo può dare, anche se ci vuole coraggio ad ammettere di non averlo, o si è incudine o si è martello, e l'incudine nel mare affonda.
Forse è per questo che non mi sono mai voluto tuffare, o forse perché per entrare in quello specchio d'acqua prima ti ci devi guardare. Impara a fartelo il nodo alla cravatta una buona volta, dai che andiamo a portare dei fiori alla tomba di tua madre, certo però che almeno quella volta potevi far passo. La voce di mio padre è soltanto un lontano ricordo. Non mi sono mai piaciute le cravatte. Mettono tristezza come un nodo in gola. Entrata da mille passioni, la voce d'Italia sfilò. Centuri e coorti, legioni, in piedi per ora suonò. Avanti gioventù, ogni vincolo, ogni ostacolo superiamo. Pensiamo la schiavitù che ci soffoca, prigionieri sul nostro mar. Vincere, 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 e vinceremo in terra, cielo e mare. Per la parola d'ordine, d'una suprema volontà. Vincere, 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 ad ogni costo nessun ci fermerà. I fuochi che pulsano son pronti a obbedir, son pronti, lo giurano, o vincere o morir. Basta poco a far scomparire un uomo, da vivo come da morto. Nella notte mio padre parla con Don Vittorio. Le loro voci sono basse, i loro passi silenziosi. La pioggia e il buio faranno il resto. Ecco, d'accordo, scavano una fossa nell'orto dietro la casa. Anche la cagna è stata seppellita lì, neppure lei ha avuto figli. Forse si faranno compagnia, così avranno pensato. Nessuna lapide, nessuna richiesta di risarcimento per quel figlio che sarà stata la guerra a portarselo via con onore! Abbiamo saputo che dispiacere, condoglianze, la pioggia laverà ogni macchia e il cognome tornerà pulito. Cinque passi per due. Ecco lo spazio che adesso posso considerare mio. Senza scarpe, non mi servono più. Sono sempre stato a mio agio negli spazi piccoli. Il mare mi ha sempre fatto paura, la terra no. Dove finisce lo vedi. Le dita stringono ancora. Una conchiglia bucata chiusa con forza nella mano sinistra. Rigor mortis, avrebbe detto la scienza. Per me era solo desiderio di vita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta. Non devo più trattenere il respiro. Thank you.
giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriderò. Un tuo gesto ed io piangerò. La mia forza me l'hai data tu. Ogni volta che hai creduto in me.